Se i capelli brutti. Buongiorno. Mamma mia, sempre insieme. Quanto è che sei? È proprio assurdo. Ogni tappa fissa ogni settimana. Lago di Vico, oggi super sfida. Preparati perché facciamo barca contro belli. Vediamo chi vince. Come la facciamo la sfida? ragazzi. La sfida, c'è poco da sfidare. Io pescherò solo con l'esca o costruita. Ah, è vero. Lui ha fatto un'esca veramente. Vabbè, l'hai spoilerata. Io l'ho detto. Basta, spoilerata. Pescherà swim bait. Io pescherò ovviamente con altre tecniche. Vediamo un po' se appunto chi farà più pesci oppure chi farà il pesce più grosso. Facciamo così. Facciamo il pesce più grosso, vai. Pesce più grosso. Ora basta che è tardi. Entriamo. Ecco, fai vedere, dai. Ecco, guardate che... Non segui l'occhio, che la cosa qui è l'unica cosa bella dell'esca. Guardate quanto è bella. Swim bait, ma poi è piccola, è perfetta come misura. C'ho paura di stesca io. C'ho paura di stesca. Ci siamo in acqua, ragazzi. Via. Questo è il giusto per farti le natiche. Ma tu te ne porti anche perché c'è, cioè, per le azioni o per le azioni? Per le azioni, per le azioni. Ok, ci siamo. Guardate che roba. È un ragazzino, non è un cane. Guarda che roba. Via, andiamo. Ok, ci siamo. Ora accendiamo l'eco. Mentre prima l'interruttore. Ecco, perfetto. Ci spostiamo con molta velocità. Intanto mettiamo le esche. Voglio provare a realizzare un piccolo jet bait per magari stimolare il pesce attivo. Vediamo un po'. Per iniziare proprio sotto sponda, proprio vicino a dove sono sceso. Vedo già delle bollate. Ok, primo lancio. Via, altro lancio. Sono sicuro che lì c'è qualcos'altro. Provo il soft jerk e vediamo un po' se mi dà ragione. Voglio lanciarlo vicino alle canne. Vediamo che... Bravo! Si muove bene? Ah! Ce l'ho! Piccolo, lo ce l'ho. Primo pesce di giornata. E andiamo. Yes! Primo pesciotto. Eccolo qua. Quadrato, come solito di questo lago. E via, primo pesce. Bene, bene così. Primo. Perfetto. Il primo l'abbiamo fatto. Allora, vediamo se ci sono altri. Speriamo magari di taglio notevole, che comunque il periodo è quello giusto. I pesci sono affamati. Soft jerk è, diciamo, l'imitazione più stica quanto riguarda pesce foraggio presente, e lo sto utilizzando vicino ai canneti per farlo uscire fuori come se fosse un pesce in fuga, e già ha dato i suoi frutti. Vediamo un po' se magari il big se si è mangiata. Eccolo. Ah, liscio, lisciato un pesce. Vediamo un po' adesso se ci rilancio magari
ci ridà visto che non l'ho allamato. Sì, eccolo, una volta c'è, sembra anche migliore, sembra. No, ah, l'uccetto, piccolo l'uccetto, ecco che cos'era che mi aveva mangiato. Bene, visto che è così piccolo, prendiamo subito le pinze e lo slamiamo. Lucio! Etto! Dopodiché il nulla cosmico, era una cosa assurda, era impossibile una cosa del genere, non ho preso più niente, mi sono spostato ovunque, mi sono spostato per chilometri, fino a che... Ah, ce l'ho. Forse è reale. Sì. Ecco qua, piccoletto. C'è dei pesci sotto. Che pesci sono? Sono reali? Cinghiali. Poi ho ricominciato a lanciare, a lanciare, a lanciare. E l'unica cosa che ho fatto è ho visto pesci. Come in questo caso, bello. Giravano, 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 ma non c'era niente da fare. Ah, ma sei vivo allora? Sì, ma dove stai? Io sto qua quasi davanti all'entrata, qui fuori. Ma cosa sta? Fa tutti i russi a top water. Non avevo fatto un cazzo. Dai, sei un pezzo d'aglio. Ho fatto io un luxotto a dropshot. Sì. E te fa piacere, tra l'altro hai fatto un altro luxo d'acquario di Atlas. Basta, io un pezzo solo reale. Ma è una giornataccia. Hai visto qualcosa? No, niente, mi manca una magnata, ho visto più un... Ma manco un pesce? L'ho visto solo e basta. Basso sotto riva. Io ho visto un basso gigantesco proprio. Esagerato. Sono belli, ci stanno. Ma oggi è un po' molto dietro, forse sto... Ma che calma, troppo calma. Macello, macello. Io sto in mezzo al lago, Carco. Se mi vedi in mezzo al lago, sto io. In mezzo al lago? Ma quello laggiù, forse? A te, braccia? Sto giallo. Io lago. Sto giallo. No, non sta proprio in mezzo al lago, però. No, mezzo in mezzo no, però sto un po' più verso... Vedete l'ingresso? Sì, no, dai, devi vedere. Beh, io sto a venire a direzione vostra, poi... Sì, dai, tra poco. Bello. Ciao. La situazione sta cambiando. Il vento si sta alzando ed è positivo. Provo a vedere quindi dintorni se c'è qualche pesce, vediamo. Chissà se qui... Oh, eccolo! Ne ho visti due. Ora provo a lanciarci sopra e vediamo che succede. Sembrano interessati ma non attaccano. Perché non attaccano? Niente, non c'è stato niente da fare. Ora riprovo da questa parte e vediamo. Sembra che l'ha visto. Si sta avvicinando? Oddio! Ce l'ho, è bello! Bello! È bello! Io! No! Oh. Dai! E vai! Forse una grigliata e mezza, sicuro, se non di più. Sono 5:40. Allora, ci siamo. Dopo
quasi una giornata senza fare nulla, è uscito sto pesce. E rilascio. Un chilo e mezzo, bello. Godo. Mamma mia, giornata tosta, parecchio. Io sto rientrando, Alessio è ancora là a pescare, sta con Ettore. Fortunatamente quel pesce all'ultimo mi ha veramente salvato la pescata. Il video soprattutto, perché sennò non avrei neanche pubblicato. Però sto soddisfatto. Un bel pesce, in forma quadrato, perché è un pesce quadrato quello, bellissimo. 1,540 kg, soddisfatto. Ora si rientra, si mette a posto e si torna a casa. Ragazzi, il momento tanto atteso è arrivato. Ora annunceremo chi avrà vinto il giveaway. Vi dico solo una cosa, non c'è stato una persona che ha detto precisamente il peso, ma c'è stata una persona in particolare che ci è arrivata tanto vicino così e bastavano solo 10 grammi. Attenzione, rullo di tamburi. Oh, il vincitore del giveaway è... Fish and Me, esatto, è proprio lui con la risposta di 1,5 kg. Complimenti, bravissimo, hai avuto un grandissimo occhio. Ci sentiamo in settimana così che ci organizziamo per tutta la spedizione e tutto. Ti contatterò. Bravi tutti e grazie a tutti per aver partecipato al giveaway. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi, commentate soprattutto, perché vi annuncio che oltre a questo video ci sarà un altro che avete già visto in altri canali, che ero proprio lì in mezzo a loro. Non vi spoilerò altro, ovviamente già sapete dove siamo stati. Al prossimo video, ciao.